fanghi rossi, gli abitanti rientrano nel villaggio contaminato. Costituzione, i cittadini partecipano al nuovo testo. Budapest spende troppo, le preoccupazioni del nuovo sindaco. Archeologia, scoperto villaggio medievale in Ungheria. Bentrovati al TG Economia di ITL Group. Apriamo di nuovo con il disastro dei fanghi rossi in Ungheria. Il governo ungherese ha deciso di chiedere in Parlamento l'estensione dello stato di emergenza fino alla fine dell'anno per le 3 contee dell'Ungheria occidentale maggiormente colpite dal disastro che ha portato finora 9 vittime e oltre 150 feriti. La legge ungherese autorizza il mantenimento dello stato d'emergenza soltanto per un massimo di 2 settimane. Fidesz, il partito al governo con la maggioranza dei 2/3, intende abolire questo limite o almeno sorpassarlo in questo caso. Il commissario straordinario del governo in carica per la fabbrica di alluminio ha spiegato che 43 persone sono ancora in ospedale e che uno dei 6 feriti in condizioni grave verte in condizioni critiche. Sabato scorso circa 500 dei 715 evacuati da Kolontar, il paese e il villaggio maggiormente colpito dal disastro, hanno fatto ritorno nelle loro abitazioni sotto la guida della protezione civile. La fabbrica di alluminio, la MAL, ha dichiarato che pagherà 5,5 milioni di euro di danni alle vittime nel corso dei prossimi 5 anni. La fabbrica, ha fatto sapere il suo direttore, si doterà di un nuovo serbatoio in cui sarà stoccato il fango rosso residuo. Sulla sicurezza dell'ambiente nelle zone colpite il dibattito è ancora acceso fra il Comitato Provinciale e Greenpeace. Il primo difende la sicurezza del territorio spiegando che la quantità di polveri rilevata nell'aria è superiore sia alla media, ma non eccede i limiti che mettono a rischio la salute. Greenpeace mantiene la linea dura ed obietta che non si possono conoscere gli effetti a lungo termine della vita nelle zone contaminate. Intanto il capo della protezione civile fa sapere che in alcune zone di Devecer e di Schomlo-Vasarei, le altre 2 località devastate dall'onda di fango rosso, si sta spargendo la resina artificiale per evitare che la fanghiglia si asciughi e che si disperda la polvere contaminata nell'aria. Se il materiale si dimostrerà efficace nell'evitare l'inquinamento, sarà distribuito sull'intera area disastrata. Continueremo anche nei prossimi giorni ad aggiornarvi sullo stato della catastrofe. Il governo ha presentato in Parlamento una legge che modifica il sistema fiscale con modifiche effettive dal 1 gennaio 2011. Tra queste l'introduzione della flat tax con l'aliquota al 16% fissa per tutti i redditi, modifiche ai benefit per i lavoratori dipendenti e alle indennità per le famiglie. Leggete le modifiche alle tasse nell'articolo di economia.hu di cui trovate l'indirizzo web sotto questo articolo, sotto questo video. Presentato inoltre un pacchetto di tasse di emergenza crisi per le telecomunicazioni, cui potrebbero aggiungersi tasse speciali anche sulle catene di supermercati e sulle compagnie energetiche. Saranno Tesco e Spar, le catene di grande distribuzione, a pagare di più a causa della tassa speciale, in caso cui questa venga approvata, detta Crisis Tax, in quanto decisa per la gestione della crisi del deficit ungherese. La notizia proviene dall'Associazione Nazionale per la Vendita al Dettaglio, che ha preparato un'analisi comparativa sulla nuova imposta, creata per generare un gettito da 30 miliardi di fiorini all'anno. La catena ungherese dell'inglese Tesco potrebbe pagare più di tutti, oltre 12 miliardi di fiorini annui. Al secondo posto a pagare di più sarebbe Spar, con circa 6 miliardi, e al terzo la francese Auchan, con 3,4 miliardi di fiorini. La misura non è stata ancora approvata, lo ricordiamo, e avrebbe una validità triennale. Restiamo sulle modifiche, ma per parlare di Costituzione e di Internet. È stato creato un sito internet su cui i cittadini ungheresi possono esprimere le loro opinioni su alcuni aspetti, 7, della nuova Costituzione ungherese. Il Parlamento ha in agenda la messa in vigore del nuovo testo costituzionale a cui sta lavorando per la primavera del 2011.
I cittadini potranno far sapere la loro opinione su temi come i diritti e i doveri dei cittadini stessi, l'esercizio del potere, la struttura dello Stato e la difesa della Costituzione. Il bilancio della città di Budapest è in pesante deficit, ma i lavori per la quarta linea della metropolitana non si fermeranno. Lo ha dichiarato ieri il neoeletto sindaco della capitale ungherese, che ha parlato delle finanze della città per rendere noto che Budapest potrebbe non farcela a coprire le sue spese per il 2011. Il nuovo sindaco Tarlos chiederà un controllo scrupoloso della contabilità di Budapest ed intende intervenire sulla BKV, la compagnia di trasporti locali, le cui condizioni sono tra le meno chiare e i cui impiegati sarebbero troppo numerosi. La BKV potrebbe operare, ha dichiarato Tarlos, insieme alla MAV, che gestisce il trasporto ferroviario, e con la Volan, responsabile degli autobus extraurbani e delle rotte internazionali. Cambiamo argomento, passiamo alla cultura. È stato scoperto un villaggio medievale in Ungheria centrale. Nei pressi di Percata sono stati rinvenuti i resti di un insediamento che risalirebbe al X secolo e che sarebbe stato abitato per circa 500 anni. Gli esperti dei servizi per il patrimonio culturale del Museo Nazionale hanno scoperto per il momento 3.700 lapidi del cimitero locale, oltre alle fondamenta di una chiesa, di cui in alcuni documenti del Medioevo si fa riferimento come chiesa della Vergine Maria di Percata. Disotterrate anche molti oggetti, varie monete, piatti decorati, orecchini, varie decorazioni e corone. Chiudiamo con una notizia di sport: è stata cancellata la supermaratona Vienna-Bratislava-Budapest in calendario tra il 19 e il 23 ottobre prossimi. La decisione è dovuta in parte al disastro dei fanghi rossi nell'Ungheria nord-occidentale. La 21esima supermaratona di 321 km sarà sostituita da una corsa di 21 km a Budapest, in programma per il 23 ottobre, giorno di festa nazionale ungherese. A tutti una buona giornata, una buona settimana. Vi rimandiamo a economia.hu per tutte le altre notizie. Arrivederci.